cambiato la scaletta, mi avete messo va bene, partiamo con gli scontrini, no, è corretto? Va bene, giusto, avete ragione voi, scontrini, no scusa io volevo ritardare l'arrivo del Codacons che invece è lì. Allora, Codacons, eccoci, siamo qui agli ordini. Eccolo lì. La vedo un po' spassata oggi la sera. No, è che speravo che fosse un po' più tardi il suo arrivo, ma è questo, c'è ognuno. Che dolore. Ognuno ha le prove. Benvenuto, avvocato Rienzi, certo. Presidente del Codacons, ma soprattutto lui è un avvocato, lui è fortissimo come avvocato. Mi scoccia a fargli complimenti ogni volta. Mi stanno scrivendo evviva il Codacons, ma chi è? Qualcuno legato a lei? Ho pagato io. E poi Roberto Calugi, direttore generale della FIPE, benvenuto, Federazione Italiana. Benvenuti a voi, grazie. Guardate che fa finta di essere allegro, di essere qua. No, non è vero. È la verità, Falcetti. Marameo, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Intanto vi ricordo subito una cosa. Che per questa puntata il nostro gruppo di lavoro di oggi, Anna Posillipo, Alessandro Allegra, Francesca Michelli, Giorgia Allegretti e Francesca Cappannolo, tecnico Giacomo Tronci, e poi darò la linea a Elena Canonico per il GR1. Lo dico subito perché so già che col Codacons se no saltano i nomi dei miei ragazzi, cioè della mia redazione. Allora, vi do la notizia e poi partite voi a dirci come stanno le cose. Allora, entrano in un bar, in un centro a Roma, ordinano due caffè, il conto è di 11 euro e 12 centesimi, madre e figlia, in un locale di Roma. Allora, ma succede dovunque, ne parliamo da una vita col Codacons, quindi succede da sempre e comunque dovunque. Allora domando io, Rienzi e Roberto Calugi. Intanto Roberto Calugi, preferisco far parlare prima lei, se no col Codacons lei non parla più. Ah, bene. Mi dica, è possibile che in uno dei vostri negozi, esercizi pubblici esercizi, commercio, quello che vuole, che ci siano delle cose di questo genere, che un caffè possa costare più di 6 euro? Allora Falcetti, innanzitutto grazie per avermi invitato. Sì, okay, grazie, lo dice all'inizio. No, lo dico anche alla fine. Allora, mi faccia però fare due passaggi. Sì, però non lunghi, non la Divina Commedia. 15 secondi, conti fino a 15. Uno, l'importante è capire quali sono i fatti. Non stiamo parlando di due persone che sono andate a un bar e hanno preso un caffè a un bar di periferia. Stiamo parlando di due persone che sono andate a un bar accanto a Montecitorio, perché di questo stiamo parlando, al centro storico di Roma. Da fuori non sembrava placcato d'oro, ha detto la signora. Sì, ma era Piazza San Silvestro, si sono sedute, hanno avuto un servizio, hanno preso un caffè americano, un decaffeinato, e l'hanno pagato 5,50 euro. Ora, siccome lei mi è molto simpatica, lo dico solo a lei. A me sì, come un riccio, allora, come un gruppo di ricci nella schiena. Se lei non ha impegni, permessi, ovviamente col permesso dei coniugi, andiamo a Caffè de Paris a Parigi e vediamo se paghiamo 11 euro due caffè seduti, serviti e riveriti, ovviamente giustamente con uno scontrino. Questa è la cosa più importante. La seconda cosa che devo dire, su cui credo con gli amici del Codacons facciamo da sempre una campagna di comunicazione, sia noi che loro. La prima cosa da dire è che l'importante è essere informati, e questa è una norma che esiste dal 1940, l'articolo 180 del TULS, faccio un attimo l'avvocato anche io, e obbliga chiunque dal 1940 che fa attività di ristorazione in questo paese a dover informare in maniera molto esplicita i propri clienti. Ultimo passaggio e poi mi ha zittito. È stupito, però. E si è fermato e ha detto: ma come, mi stanno ascoltando e non mi interrompono, è vero? No, si è stupito per un attimo. Sono arrivato quasi alla fine che non è so vero. Perché Dio, ma come mai non mi interrompo? No, sembra, però adesso senza, con molto affetto lo dico, sembra Berlusconi. Uno, due, tre, adesso vada la vediamo. Terza cosa, ecco, vedi che adesso me la fate. La terza cosa che le direi, scusi, ma noi ci sorprendiamo che accanto al Parlamento italiano, seduti e riveriti, sì, paghiamo 5 euro un caffè americano e un decaffeinato, e non ci stupiamo quando andiamo magari in una provincia ungherese a una caffetteria di origine americana, in un bicchierino di carta paghiamo magari quel caffè 4 euro. Beh, insomma, ragazzi, va bene tutto, ma non stiamo parlando di 50-60 euro a persona, e ci mancherebbe. Stiamo parlando di 5,50 euro in cui tu hai goduto di Roma, non hai solo preso un caffè. Tu hai pagato uno spazio, del tempo, del lavoro, della professionalità. Il resto, come dire,
Non sarà un caso se i bar e la ristorazione italiana vengono copiati in tutto Steng, il mondo? Basta, adesso se ne ha approfittato. È continuato, dice finché non mi interrompono io vado avanti. Avvocato Rienzi. Ma non è poi che uno a casa sua fa il cavolo di prezzo che vuole, poi tu decidi se andarci o meno. Cioè, no, il mio negozio è mio. Il negozio è mio, io ti faccio pagare anche 20 euro un caffè, tu non sei obbligato, prendi e vai da un'altra parte, ma da me il caffè lo paghi 20 euro, sto provocando, ma in fondo a casa sua, nel suo bar, uno non può fare quel cavolo che gli pare, e sei esposto il prezzo. Il problema è che purtroppo questa libertà esiste e che non vi sono strumenti adeguati per punire chi fa speculazione, anche sulla piazza, anche sul fatto che sta in un posto particolarmente bello, perché se andiamo a vedere quello che gli costa quel caffè a quell'esercente, cioè un po' d'acqua e un po' di polvere di caffè, e poi cosa gli costa anche infrazione, diciamo, dell'affitto, il cameriere e l'occupazione del suolo pubblico, che di solito poi è abusivo, non mi riferisco a quel caffè in particolare. Avete visto che sta succedendo? Fanno le proteste perché vogliono mettere i tavolini dappertutto, perché sono miniere d'oro. Sono miniere d'oro? Perché rispetto a un costo di 50 centesimi tu metti un ricarico fino a 5,50 euro. Allora per me questa è comunque una truffa. Non è, sì, è una truffa. Aspetti, perché, lo lasci finire. Perché si tratta di Galugio. A meno che tu non metti un bel cartello grande sul tavolino dicendo caffè 5,50 euro, e allora certo, va bene. Il cartello... Ma non è così, non è così. Ci sono questi prezzari che sono invisibili, nascosti dietro le casse, nascosti. Beh, non è molto chic il prezzone in piazza. Scusate se Roberto mi permetto, Calugi, però, prego. Adesso cerchiamo di ricondurre però il tutto a un certo tipo di realtà. Innanzitutto, quando parliamo di un costo al pieno centro di Roma, ragazzi, se trovate un posto che mi affitta lo spazio e il costo complessivo del caffè sono 50 centesimi, ci vado domani. Ricordo che il 70% dei bar che aprono nei primi 5 anni chiude per mancanza di redditività. Questi sono i numeri, non sono chiacchiere, sono numeri non veri. Non quelli del centro, centro sono miniere d'oro. Scusi, avvocato Rienzi, però il centro... Questi bar ne aprono altri 2 o 3 immediatamente dopo. Se vuole le faccio gli esempi con i nomi. Cioè, sono miniere d'oro. Perché? Perché c'è una moltiplicazione del guadagno con lo sfruttamento della posizione. Mi scusi, la posizione, il mare, il posto non è un servizio in più, all'esercente costa in più quel posto, perché è chiaro che non è l'affitto. Sì, ma in proporzione non tanto da giustificare quel prezzo. Io lo capisco. Beh, insomma, avvocato, anche scusi, ma lei quando va a Londra o va a Parigi o va voglio dire, che ne so, Manchester, che credo sia dal punto di vista architettonico meno bella di Roma, e si siede a un tavolo vicino al Parlamento locale al comune di Manchester, ma secondo lei paga meno di 5,50 euro? No, lei sta parlando di paesi europei. Io non vedo la notizia. Basta che vada a Milano per pagare più che a Roma. Oh, Joy Man, non è Milano. Questo il punto. Ma io non vedo la notizia. A Londra paga sicuramente di più perché è una città dove vale di meno. L'ultima cosa, per non la interrompo più, no, anche perché poi chiudiamo l'argomento, che stabilisce il prezzo. Sì, mi permetta una cosa, perché su Roma in un bar c'è una cosa molto triste. È il mercato, e viva Dio che c'è il mercato, i prezzi imposti sono finiti da una vita. Mi permette, faccio un ultimo passaggio. Prego. Si parla di bar e baristi, è successa una cosa tristissima a Roma di quel barista con quella signora portatrice abbiamo di abbiamo fatto la puntata lo so benissimo. Mi fa dare un abbraccio, essendo il direttore della FIPE, un abbraccio Rienzi, a Venezia è successo che hanno fatto pagare il cappuccino, non so quanto. Ma è un'altra notizia quella che ha detto la. Si ricorda della correttezza dei vecchio Barbagianni, veramente. Quando volete parliamo anche di quello, però credo che parliamo anche di quello. È una situazione di speculazione libera. Allora, lei è ritornato sul cappuccino, avvocato Rienzi, lo capisco, perché è un ariete, è una roba che non molla, è veramente una cosa, non molla l'osso manco, deve vedere veramente Roberto Calugi stramazzato. Ma io sono un tono, attenzione, facciamo un ariete contro un tono. No, ariete non volevo dire senso. Oddio, che cosa... Oh, è venerdì e siamo tutti matti qua dentro, è vero. Allora, però, fermi, perché è vero, Roberto Calugi
come direttore della FIDE, della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, ha detto una cosa giusta, bella. Ci ha richiamato al ricordo di quei due baristi coraggiosissimi che hanno denunciato Casa Monica per quell'aggressione. Bellissimo. E io ho detto mille volte, andiamo con le colleghe, c'è anche Roberta Angeli che si può aggiungere a noi. Ho detto anch'io, portiamo anche il Codacons, perché già hanno avuto dei problemi seri quei poveri due baristi, cioè gli portiamo anche il Codacons. E siamo un po' tutti insieme, perché bisogna. E facciamo il bar all'italiana, che è il luogo di socialità dove si fa amicizia e dove si sta insieme. Allora, però questi bar chiudiamo. Che fanno questi prezzi? Facciamo un elenco, facciamo un registro pubblico. Non molla mai, mettiamo, ma non anche sì. Basso questo. Noi mettiamo a disposizione il nostro sito credo. Ai consumatori che ci non segnalino ci dove il caffè costa più di 2 euro, 2 euro e mezzo. Non ci credo. Per un caffè, la invito per un caffè a tutte e due e pago. No, io non ci vengo. No, non ci vengo perché voi me lo fate andare di traverso. È tornato sul caffè, non credo che stia capitando a noi. In ogni caso, Codacons, Rienzi, lei non può imporre, non è uno stato di polizia questo, eh? Lei non ma può imporre. Devo aiutare i consumatori a scegliere oculatamente, quindi gli dico, questo è l'elenco di credo. Quelli che ti fanno pagare non il caffè 5 volte il costo. Va bene. O 10 volte il chiama TripAdvisor. È una scelta, è una scelta. Loro devono... Che... Vabbè, non ne parliamo. Vabbè, allora, no, se fermi tutti che c'erano le querele. Allora, loro devono esporre i prezzi, questo ha ragione l'avvocato Rienzi. Dopodiché è una scelta, è una scelta. Io non accetto che in casa d'altri arrivi il Codacons e decida anche il prezzo di un caffè o di un bicchiere d'acqua. Voi sì, ma se gli faccio diminuire la domanda, vedrai che caleranno il prezzo. Ma lei per cui se io basta. Dico ai consumatori... La non è vero, troppo, non ci credo. Andare dall'altra parte, va a fianco, basta. Quelli finiranno per calare il prezzo. Purtroppo è così. Bisogna indurre la domanda va in bene. Modo tale da determinare il prezzo. Ognuno... Perché il consumatore è potente, questo che non capite. Allora, è una scelta, ognuno sceglie quello che vuole e lei non può imporre agli altri nulla, se nella legalità. Le regole le abbiamo date e allora sapete cosa c'è? Comandano i soldi. Vai! Dai. Buonasera! No, buonasera all'ospite, voi restate qui!